e dopo le suonate dal basso, ora siamo sul campanile per fare questo breve censimento. È molto breve poiché comunque è un po' impossibile cercare di ottenere qualcosa visto questo castello veramente ingombrante. Guardate qua, io oltre al fatto che il campanile è stretto, ma guardate addirittura dov'è la botola. Allora, vi dico subito, questo impianto è stato elettrificato di recente, quest'estate. Infatti, come vedete, è tutto nuovo, però la gente non è soddisfatta perché purtroppo, come vedete da quella parte, c'è il motore MS16 e quindi, come vedete sul ceppo, niente blocco. Quindi la campana maggiore che si trova qui davanti, Bastanzetti 1956, purtroppo non può andare a bicchiere. Ecco, vedete, siamo in una posizione molto stretta. Ve la faccio sentire un attimo. Le maniglie, ho dato un tocco troppo forte, ci ha messa in corso, tra poco mi sparano. Poi c'è da questa parte la seconda che assieme a terza e quarta è fissa. Non so perché, ma era in progetto di mandarla a distesa, ve la faccio sentire. Le maniglie strane che vedete qui e il ceppo fisso. È del 1707, come si legge qui. Ecco, ma purtroppo non è firmata, quindi non sappiamo chi l'ha fusa. Questa è la seconda che si diceva fosse rotta, ma a quanto pare non lo è, ma semplicemente è l'elettropercussore regolato male. Passiamo alla terza, che è da questa parte ed è una Giambattista Donati dell'Aquila 1760, come si legge qui. Questa invece sono le tipicissime maniglie ultra riconoscibili. Questo è il suppostone della grossa che, come avete sentito, all'Angelus, non so per quale motivo, anziché fare 3-4-5-1, fa il 12 tocchi che sembra più un battiore che un Angelus. Da questa parte la piccola. Di questa invece non sappiamo assolutamente nulla. L'unica scritta che compare, come vedete, Ave Maria Grazia Plena. Infatti non sappiamo né l'anno né il fonditore, ma presumo piuttosto antica, cinquecentesca, seicentesca, non lo so. Comunque questo è il ceppo fisso, non so perché, ma Scarsali le ha messe fisse. E uno sguardo veloce ai panorami, anche se si può vedere ben poco, oggi è nuvoloso, mentre quando abbiamo fatto il video laggiù c'era il sole. Invece siamo davanti alla montagna, ma il campanile è piccolo. Guardate qui che guglia strana, tutta bella rinforzata, non c'è dubbio. E poi quello che si riesce a vedere dal lato della terza. Vedete, qua sotto c'è una casa. A dire la verità non si vede perché questo è il tetto della chiesa. E poi ritorniamo al panorama della campana minore. Bene, questo è il breve censimento, sarà un po' difficile misurare, ma ci proviamo, altrimenti vi rimando direttamente al suono del mezzogiorno ripreso dalla cella.
Il quadretto per i relè, poi la programmazione. E questo. Ah, già programmato. Ah, bello. A posto. Perfetto. Quella campanella, aspetta.